Giuseppe Piano, dirigente della Juvenes. Il fondatore della Juvenes. Allora la domanda è spontanea: dove è nata effettivamente questa Juvenes? Tra una sfida di due aziende di Campobasso, tra l'azienda Ferro e l'azienda Potito. Sfide di due aziende con i vari dipendenti. Fatto questa, le prime due partite di sfida, poi è nata l'idea di fare una squadretta di ragazzi per poter giocare, e così è nata la Juvenes. Successivamente è entrato il signor Camardo, che è diventato il presidente della Juvenes, e quindi siamo andati avanti per diversi anni. Quindi da un torneo aziendale, definiamolo? Sì, da un torneo aziendale ne è venuto fuori una realtà, insomma, in effetti, che poi la Juvenes è stata una realtà. Una realtà che è riuscita ad aggregare tanti giovani, sì, tanti, di Molisani, che hanno comunque... Tutti di Campobasso, quasi tutti di Campobasso. Che hanno avuto l'occasione di praticare sport in primis e poi, perché no, qualcuno anche di salire in prima squadra, quella del Campobasso. Oltre a quella del Campobasso ci sono stati due ragazzi, sia Inzogna che è andato a Torino e sia D'Alessandro che è andato a Napoli, quindi poi hanno fatto poche partite, D'Alessandro poche partite in Serie A, Inzogna per un infortunio è ritornato alla base e questo è tutto. Era una squadra, così mi è giunta voce, di bravi ragazzi. Certamente, era la prima cosa. L'educazione e il rispetto degli altri. Un aneddoto particolare anche, non so, che lei ci vuole raccontare relativo alla Juvenes, per far capire anche ai nostri telespettatori cos'era la Juvenes, cosa rappresentava la Juvenes per i calciatori, ma anche alla fine per la città, perché poi era diventato un punto di riferimento sportivo. Certo, erano tutti, ripeto, i ragazzi di Campobasso, la sera ci si vedeva, si passeggiava insieme, si stava insieme, eravamo tutti amici. Sia dirigente sia giocatore e presidente. Diciamo che non c'erano neanche tutti i comfort che ci sono oggi nello sport, no. Inteso anche come strutture sportive, c'era la carbonella, quindi... Bisognava fare l'allenamento alle 7 della mattina, alle 6 e mezza, perché dopo il campo non ci si dava l'accesso ad entrare. Ritrovarsi oggi intorno ad un tavolo... Lo facciamo quasi tutti gli anni, quindi è un appuntamento che facciamo tutti gli anni, ci ritroviamo insieme... È un po' come tornare ai vecchi tempi, sì. Ed è sempre un piacere rivederli un po'. Se dovesse dare anche un consiglio, diciamo così, da ex dirigente, ai nuovi dirigenti delle società sportive, perché oggi c'è molto agonismo nello sport, quale consiglio vorrebbe dare? Ma niente, consigli non ne posso dare. Cioè, certamente noi eravamo dirigenti, ma lo facevamo soltanto per sport, per passione. Adesso il calcio purtroppo è entrato in un'altra dimensione, quindi altre cose, quindi è difficile giudicare adesso. Però ci sono sempre le scuole calcio che alla fine dovrebbero trasmettere nella realtà dei fatti. Calcio, infatti c'è un ex calciatore nostro, D'Alessandro, che c'è una scuola calcio, quindi è andato avanti per tutto qui.